E lubrificanti vuol dire anche veicoli elettrici. È un mercato che si apre, un mercato immenso. Come vi ponete in questo mercato? Allora, questo è un momento molto importante, nel senso che sono i momenti di rottura, no? Quelli un po' importanti, e forse anche un momento di transizione. Se vediamo il parco circolante, siamo ancora, diciamo, alla combustione interna, quindi abbiamo un parco circolante che più o meno ha 10 anni di vecchiaia, no? In media, ma il futuro si va verso l'elettrico. La cosa importante per noi è, come dicevo prima, quella di voler continuare ad essere leader di mercato anche nel futuro. Quindi dal punto di vista di marketing abbiamo già lanciato sul mercato un brand ad hoc per tutti i veicoli elettrici, Petronas Iona, ma dal punto di vista tecnico, che forse è la cosa più importante, abbiamo anche qui avuto già la possibilità di formulare e produrre prodotti per veicoli elettrici, nello specifico per il gruppo Stellantis, quindi la 500 elettrica, sia nella versione Fiat che poi adesso nella versione Abarth, ma anche per Iveco con l'Iveco iDaily, che sono veicoli completamente elettrici, già acquistabili sul mercato e che hanno come prodotti raccomandati dei prodotti Petronas. Petronas Lubricants è headquarter anche qua a livello globale o è dalla Malesia? L'azienda è malese e quindi l'headquarter è in Malesia, e poi sono divise in grandi regioni. Noi siamo EMEA, quindi Europe, Middle East and Africa, e quindi noi qui a Santen abbiamo l'headquarter per quanto riguarda l'EMEA. Ecco, Europe, Middle East and Africa, tre continenti diversi. Sono diversi i prodotti che vengono commercializzati per uno stesso tipo di vettura, ad esempio, per dire una Nissan Leaf. Io uso lo stesso prodotto nel mercato europeo, nel mercato africano e nel mercato del Medio Oriente? Allora, una volta, parecchi anni fa, avrei risposto di no, nel senso che in base alle condizioni climatiche ovviamente cambiavano i prodotti che i costruttori raccomandavano. Adesso anche per i costruttori il mercato è diventato globale, quindi dove per loro è possibile, quindi in assenza di condizioni veramente estreme, si cerca di, non dico unificare, ma comunque di arrivare a una formulazione che possa andare bene nella stragrande maggioranza dei casi. Poi è chiaro che se parliamo di prodotti che devono andare bene al Polo Nord oppure nei 50 gradi del Centro Africa, ancora oggi esistono delle differenze molto importanti. Questo a livello tecnico, e a livello legale? A livello legale è uguale dal punto di vista tecnico, nel senso che noi normalmente, come dicevo prima, ci affidiamo a quello che viene richiesto dai costruttori, quindi fa fede quello che il costruttore chiede nel momento di immatricolazione della vettura. Avete un obiettivo che è net zero per il 2050, come pensate di raggiungerlo, con che tempistica, a parte del 2050 ovviamente, e in che modo? Allora, ci sono vari modi, questo è, come dire, un percorso, come abbiamo visto. Quindi la nostra idea, come hai detto giustamente tu, è arrivare al 2050, è un percorso che abbiamo già iniziato a fare ed è un percorso a 360 gradi che va dalla scelta degli imballi alla formulazione di prodotti che abbiano un impatto ambientale minore rispetto a quelli che commercializzavamo 10 anni fa, ma anche allo sviluppo di business unit dedicate al mondo dell'elettrico e quindi cambiare relativamente poi al parco circolante che avremo i nostri prodotti in un'ottica di arrivare al net zero nel 2050. Vedremo qualche volta il nome Petronas in qualche team di Formula E? Le porte non sono chiuse mai per nessuno, noi siamo sempre disponibili a discutere di non solo di sponsorizzazioni dal punto di vista commerciali, ma di sponsorizzazioni tecniche, perché questo è sempre stato il nostro fiore all'occhiello e vorremmo continuare a percorrere questa strada.